Il filtro del dispositivo Levelook K8 è un filtro a carboni attivi che va cambiato ogni circa 6.000 litri e il suo costo è di 93 euro con alcuni sconti durante l'anno. Il dispositivo segnala in maniera autonoma quando il filtro sta per terminare. I filtri a carboni attivi sono costituiti da piccoli pezzi di carbone in forma granulare o in blocco, i quali sono trattati per essere estremamente porosi. Normalmente la capacità di filtraggio varia tra i 50 micron e 0,5 micron. Ciò significa che più piccoli saranno i pori, più efficace sarà la capacità di filtraggio. La documentazione Enagic afferma che il filtro per la macchina Levelook K8 è formato da tre strati. Un primo strato di solfito di calcio, un secondo composto da carbone attivo granulato atossico, formato da gusci di noci di cocco carbonizzati e additivi alimentari, e infine un filtro meccanico. E inoltre afferma che il filtro è certificato per rimuovere cloro fino al 95%, ruggine, torbidità e sedimenti dell'acqua. Quindi occorre fare attenzione se si utilizza acqua di rubinetto non potabile o non controllata, perché ci sono diverse sostanze che non sono rimovibili attraverso il solo utilizzo di un semplice filtro a carboni attivi. Prima di tutto non sono rimovibili ovviamente i solidi disciolti, ovvero sia i sali minerali, calcio, magnesio, potassio, sodio, che sono il nutrimento per il corpo e pertanto non vanno assolutamente rimossi dall'acqua. Ma soprattutto il filtro non è certificato per rimuovere pesticidi, residui di farmaci o metalli pesanti, la maggior parte dei contaminanti microbiologici come cisti e batteri, salmonella, escherichia coli, giardia, eccetera, contaminanti inorganici come arsenico e amianto, radionucleotidi, ovvero contenuti di radioattività naturale, presenti principalmente nelle acque sotterranee. È quindi consigliabile e necessario fare analizzare prima di tutto l'acqua del proprio rubinetto, se non si dispone di una certificazione di potabilità da parte del proprio comune. Enagic dispone non per niente di un ulteriore filtro, il pre-filtro Ultra E, formato da microfibre di vetro, certificato per eliminare microorganismi inferiori al micron, quindi i batteri come Escherichia coli, Legionella, eccetera, e i contaminanti inorganici, in particolare piombo, ferro, arsenico, cadmio, cromo. Il suo costo è di 85 euro. Oltre al prefiltro Ultra E, sul sito web di Enagic Europa è possibile trovare una grande varietà di filtri specifici e di addolcitori, che possono essere anche sistemati in serie, uno dopo l'altro, per affrontare ogni tipo di situazione particolare in caso di presenza di sabbia, piombo, fluoro, eccetera. Occorre fare una pulizia settimanale o bisettimanale, a seconda dell'uso, della macchina
con acido citrico. Ci si mette circa 3 ore. La macchina fa la pulizia da sé, occorre solo fare un piccolo preparativo di pochi minuti. Se non si fa la pulizia, compaiono chiaramente incrostazioni sulle piastre ed è buona cosa quindi farla con regolarità. Il costo dell'acido citrico è davvero minimo. Una volta all'anno è necessario fare la pulizia profonda della macchina e questa può avvenire soltanto con uso di pompe appropriate. Seguendo le regole della garanzia, quindi per i primi 5 anni, la pulizia profonda può essere svolta soltanto presso una sede Enagic. In Italia la sede è al momento solo una e si trova a Roma. Il costo della pulizia profonda è di 50 euro più spese di spedizione. In quel periodo c'è da organizzarsi per tempo perché si rischia di rimanere senza macchina a lungo se si abita lontano da Roma. È importante controllare le condizioni delle parti della macchina intorno al posto in cui è posizionato il filtro, perché si possono formare delle macchie giallastre di umidità che vanno pulite subito con cura. Non trascurate infatti l'infiltrazione batterica. Quando vi assentate per un paio di giorni da casa e non volete portarvi dietro la macchina, è fondamentale rimuovere il filtro e metterlo in freezer per evitare sovraccumulo di famiglie batteriche nel dispositivo. Per produrre l'acqua 2.5 molto acida e l'acqua 11.5 molto alcalina si usa un enhancer, un potenziatore di acidità, chiamato anche valorizzatore di elettrolisi, distribuito a pagamento da Enagic. Il costo è minimo, 4 euro a bottiglia. Ma se usiamo ogni giorno l'acqua acida con pH 2.5 per sterilizzare gli strumenti di lavoro, ad esempio per i dentisti, per l'estetista, eccetera, oppure ancora se si utilizza in grandi quantità l'acqua con pH alcalino 11.5 per pulire, la vaschetta in cui si versa il potenziatore può svuotarsi in breve tempo. Occorre dunque premunirsi con anticipo di nuove bottiglie per tenerle di scorta. L'Enhancer è una soluzione salina specifica preparata da Enagic e utilizzata dalla macchina per garantire l'efficacia dell'acqua con pH 2.5 come disinfettante. L'acqua Kangen con pH 2.5 è stata infatti riconosciuta nel 2002 dalla Japanese Hygiene Food Law con la denominazione di acqua acida ipoclorosa per essere usata come disinfettante alimentare e viene usata in Giappone negli ospedali con successo anche per la disinfezione delle camere chirurgiche. L'acqua alcalina forte 11.5 con potenziale di ossidoriduzione compreso tra meno 450 e 800 millivolt, contiene una quantità molto bassa di idrossido di sodio che ne aumenta il potere pulente. L'idrogeno molecolare, in formula H2, è un gas
e ad oggi non esistono studi definitivi sulla sua permanenza temporale all'interno dell'acqua. Ufficialmente viene detto che dopo 72 ore scompare completamente dall'acqua, perché in generale scompare la presenza degli ioni, che nel tempo si ricombinano fra loro, neutralizzandosi, e lentamente si riformano i macrocluster molecolari delle molecole d'acqua. Ma essendo un gas, l'idrogeno molecolare ha la caratteristica che le sue molecole si agitano con altissima velocità, ed inoltre l'idrogeno molecolare è la molecola più piccola esistente in natura, quindi si disperde e reagisce molto rapidamente, interagendo con altre molecole. Di conseguenza è consigliabile bere il prima possibile l'acqua erogata se si vuole ottenere il massimo beneficio antiossidante. Il processo di elettrolisi trasferisce elettricità all'acqua attraverso un anodo e un catodo e la ionizza, cioè separa le sue molecole dissociandole in ioni H+ e ioni OH-. Nell'acqua acida è presente lo ione H+, mentre nell'acqua alcalina è presente lo ione OH-. Le molecole di idrogeno molecolare H2 si formano al catodo quando gli ioni idrogeno H+ acquistano elettroni in una reazione chiamata riduzione, che porta alla formazione di idrogeno gassoso H2. La coerenza delle molecole d'acqua è un processo distinto dalla ionizzazione. Essa è la capacità delle molecole d'acqua di oscillare tutte assieme in fase, come delle danzatrici che danzano tutte allo stesso ritmo, trasmettendo in questo modo le informazioni in maniera chiara e coerente ai vari livelli delle strutture viventi. È importante comprendere che lo ionizzatore Enagic non è certificato per mandare in regime di coerenza le molecole d'acqua. Esistono dei dispositivi differenti che lavorano a livello della fisica quantistica, interagendo con gli spin degli elettroni e mandando le molecole dell'acqua in domini di coerenza. Se abbiamo scelto di cambiare acqua, siamo responsabili di entrare nella grande conoscenza e di non fermarci alla superficie, perché l'acqua ci guida verso le grandi profondità della comprensione, perché è proprio l'acqua a portare vita e conoscenza.